Enrico. Ecco Gabriele, qua abbiamo il dirigente Adriano. No. Qua c'è il dirigente Adriano. Intelligente. Sto prendi a te. Ecco Nicolò, Gabriele, Daniel, Bartolo, Guido, Federico, Heidi, Cristian, Nicola, Michele. Qua abbiamo il festeggiato, Gabriele, qua abbiamo l'infiltrato Matteo, Mattia, scusi, sorry, qua abbiamo Lele, il mandringo della società, qua abbiamo Pitbull, Lorenzo, Alessio. Qua abbiamo Filippo, Enrico, saluta Antonio, Luca Rulli, Sacaran, Manuele, Manca Caran Sing, uomo fondamentale per la squadra, si trova in punizione, punishment, grande talento. Qua abbiamo Cristian. Hey. Abbiamo anche il prossimo acquisto. Sì, sì. Hai segnato? Mi sa pure Cristian. Sì, vogliamo già presentare con un video. Presentiamo, ecco. Allora, l'unico che si vede in borghese è Mattia Lorenzo Orfeo. Prossimo al ritorno alla corte della Virtus Castelfrentano con la maglia giallorossa, categoria allievi. Ecco. Adesso intervistiamo il mister, che cosa c'è da dire sul ritorno di Mattia. È un ritorno. Ecco Cristian, fortunato, sì. Deve dimagrire. Pure Michele, il numero 10. 16. Oh, hai mandato Pedro. Di Dio oggi. Hai visto? Pedas de Dios, l'hai letto? L'hai visto? Oh, vedi. C'è un video. Aspetta, fai fare il video. Allora, mister, che cosa c'è da dire? Adesso siamo arrivati, c'è l'ultima gara di domenica, mi pare. L'ultima gara col Miglianico. Sì, col Miglianico. Una cosa posso dire, lo posso dire così. Ci viene delle botte. No, una cosa voglio dire seriamente, mettiti di là. Allora, silenzio assoluto. Assoluto, ragazzi. Non voglio sentire nessuno. Allora, noi domenica abbiamo l'ultima partita col Migliani. Lunedì quando giochiamo. Mercoledì. Da istruttore di scuola calcio, questo è il mio 23esimo anno che faccio scuola calcio e settore giovanile. Una cosa posso dire, ringrazio prima di tutto il presidente di Gista Senaidi, ma non fa niente. Gelato. Allora posso dire, no, non devo dire, ma cioè, volevo dire una cosa. Mi sono incontrato col presidente in una giornata calda d'estate in un bar di Lanciano a Viale Cappuccini. Non abbiamo messo il gelato, ma una cosa sì. Poi andiamo al dunque, volevo dire soltanto una cosa, mi sono preso questo impegno di venire a giocare con voi nonostante che c'era una trattativa col Fossacese per quanto riguarda la scuola calcio, però siccome sono una persona che quando dà una parola ho disdetto anche l'impegno col Fossacese perché non mi sembrava giusto, mi sono subito calato nel ruolo, nel gruppo. Faccio i complimenti al mister perché se questi risultati che sono arrivati quest'anno sono anche merito al lavoro fatto negli anni, non sono le solite frasi di circostanza perché il lavoro, il
davvero. Renato mangia gelato. Il lavoro tra istruttori di scuola calcio, no tra mister, tra istruttori di scuola calcio, va riconosciuto, ma non soltanto per l'aspetto tecnico, ma dal gruppo dei ragazzi. Se io poi mi sono riuscito a raggiungere questi risultati è perché siete veramente dei bravi ragazzi, con delle piccole pecche. Io vi posso soltanto dire, i vincitori morali di questo campionato, per i valori delle altre squadre, per i programmi delle altre squadre, per tutti quelli che i vincitori morali di questo campionato giovanissimo di quest'anno è solo vostro. Voi siete stati la squadra. Bravo, 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 brav